Buongiorno e benvenute in un nuovo video. Questo sarà un makeup tutorial per Halloween, quindi andremo a realizzare insieme un trucco stile bambola assassina. Ho in realtà già su del trucco da stamattina, ma voglio lasciarlo perché andremo a giocarci sopra e quindi nulla, se siete curiose seguite il video. Allora, è un trucco semplicissimo, bastano le cose che avete in casa. Se vedete magari altri tutorial dove comprano delle cose apposta, tipo il bianco per gli occhi della bambola, che io no. Uso quello che ho, anche perché è un trucco di Halloween, non deve essere un trucco perfetto, basta divertirsi e utilizzare quello che si ha. Quindi, allora, innanzitutto, per prima cosa, io qua ho già un colore, che in realtà è quello che ho utilizzato oggi, che è il Pink Diamond della Huda Beauty, e andrò a metterci sopra il Black Truffle, che è tutto nero, e poi faremo un po' di nero di qua e di là. Quindi prendo il mio Black Truffle, e lo metto su tutta la palpebra. Rimarrà un po' shimmer con il shimmer che già c'è sotto. Non siate precise, è un trucco di Halloween. Quindi non abbiate timore se vedete che non c'è troppa precisione. Fa un po' di fallout questo nero, ma non importa, perché tanto poi appunto adesso andiamo a costruirci sopra qualcosa. Quindi, allora, questo è intanto il nero che abbiamo messo, ma lo teniamo da parte perché ci servirà anche dopo. Allora, nel frattempo qua dove c'è questo fallout di ombretto, prendiamo una matita nera e andiamo a crearci una ragnatela, quindi così. Come riuscite a farla? Io non sono molto brava, ma insomma, come ragnatela può andare. Ecco qua come rimediare al fallout dell'ombretto. E poi, allora, possiamo utilizzare sempre la matita nera per andare a creare una cucitura qua. Così. Rimettiamo del nero sotto gli occhi e riprendiamo l'ombretto incidenti della diretta di prima e lo andiamo a mettere anche tutto sotto. Come vi dicevo, è un trucco semplice che si può fare a casa veramente con quello che si ha. Se avete un ombretto nero, se non l'avete avrete sicuramente una matita nera. E senza stare a comprare trucchi che io trovo pessimi perché spesso sono grassi, unti, oleosi e che poi ci servono per una serata. Io, come ogni anno, faccio Halloween a casa con mio marito e ci trucchiamo perché arrivano i bambini a chiederci le caramelle. Allora, il nero lo mettiamo anche tutto intorno all'occhio e quest'anno farò questo trucco qua. Quindi, con i miei prodotti, come sempre, senza spendere e avendo sempre comunque un'ottima riuscita. Ok. Poi, allora, la cosa importante di uno zombie è sbiancarsi, quindi adesso prendo la cipria e vado a sbiancarmi. Come cipria utilizzo questa di Laura Mercier, perché è quella bianca che ho, perché quella di MAC è coloratina, quindi prendo direttamente tanta polvere proprio così.
e l'appicchietto. Non devo essere bianca bianca perché si sa è polvere, quindi poi se ne va, ma l'importante è insomma dare quel senso di pallidume. La mia ragnatela non è perfetta, ma mi piace un sacco lo stesso, ragazzi. Insomma, il bello di giocare appunto ad Halloween con i trucchi è questo, insomma, essere creativi. Ok. Poi vado a prendere una matita rossa e inizio a disegnare le mie labbra proprio stile bambola assassina. Quindi prima faccio le labbra in maniera normale e poi facciamo tutte le cuciture di sangue intorno. Le labbra sotto non dovete farle tutte rosse, ma fino a un certo punto, proprio come la bambola. Quindi, tipo, da qua. Così. E poi con la matita tiriamo su dalle labbra due righe. E facciamo la cucitura sanguinolenta. In questo modo, se volete intensificare il rosso delle labbra, potete andare a metterci sopra del rossetto. Io utilizzo in questo caso un rossetto rosso e ho il mio amatissimo 999 Rouge Dior. Sempre nei contorni. Quindi lasciando i due lati delle labbra scoperti. Ok, poi se volete potete fare ancora dei tagli, dei disegni. Io faccio questo, lo faccio ancora, prendo sempre la mia matita nera e esattamente qua al centro della fronte vado a ricreare delle cuciture. Esattamente come qua, quindi abbiamo la ragnatela, le cuciture, gli occhi belli belli pregni di nero e andiamo a intensificare ancora il nero. In questo modo siamo ancora più bambole spaventose. In questo modo. E poi ultima cosa, se volete potete creare anche se ad esempio delle gocce di sangue, quindi così. Anche così, irregolari. In questo modo. Il naso lo lascerai così perché sennò diventa troppo teschioso e noi vogliamo fare una bambola. E quindi direi che questo è il mio make-up di Halloween, fatto in maniera semplice, molto casalinga, perché appunto anche la goccia. Ok, è molto casalinga, con le cose che avevo a casa, quindi ho utilizzato una matita rossa, una palette con un ombretto nero, che potete utilizzare qualsiasi palette con ombretto nero che avete, un rossetto rosso e una matita nera e della cipria.
Quindi questa è la mia proposta di Halloween per quest'anno, quindi bambola assassina. Spero che questo make-up vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi come me, anche se siete a casa, vi piace comunque truccarvi per i bambini che vengono a chiedervi le caramelle. E nulla, io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un pollicino in su. Iscrivetevi anche su Instagram, sempre a casa di Miss Lila. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!